essere una sinistra degna di questo nome se non riparte innanzitutto dai contesti più fragili, più difficili del paese. Questo è il motivo per cui anche in Calabria ci sarà un investimento politico molto forte da parte di Articolo 1, di MDP e del soggetto che stiamo costruendo. C'è un radicamento che si sta producendo, ci sono tanti comitati, sedi che si aprono. Io sono molto fiducioso perché stiamo riportando alla passione civile e democratica tante persone che erano rimaste senza casa, che erano di sinistra, di centrosinistra e che non hanno più avuto un riferimento in questi anni. Io penso che questa debba essere una nostra responsabilità e un nostro obiettivo ambizioso, cioè mettere in campo facce, biografie, candidati dal volto pulito. Noi terremo le porte chiuse a tutti coloro che cercano un posto al sole e le spalancheremo a coloro che vogliono mettersi a disposizione per un progetto più ambizioso, che non è soltanto quello di costruire una sinistra che oggi non c'è, ma anche quella di occuparsi del bene comune. Penso ci sia molto bisogno anche in una regione come questa. Ma noi non tiriamo per la giacchetta le più alte cariche dello Stato, naturalmente la scelta di Grasso ieri ci indica che la strada che abbiamo scelto è quella giusta, perché in questi anni si sono consumati dei divorzi con pezzi della società italiana, non solo sul terreno delle politiche economiche e sociali immaginate dal Partito Democratico, ma anche sulla sfera della democrazia, della sua qualità. E la denuncia di Grasso ieri è una denuncia molto pesante che noi rispettiamo, non lo tiriamo per la giacchetta. Il mio, diciamo, auspicio intimo è che anche lui faccia parte di questo percorso.